Lo sai che si possono produrre integratori alimentari di qualità dalle microalghe? Siamo a Rende, in Calabria, presso l'Istituto per la Tecnologia delle Membrane, dove le ricercatrici e ricercatori del CNR studiano come ottenere, dalla filtrazione delle microalghe, degli ingredienti attivi molto richiesti in campo farmaceutico e nutrizionale. Uno dei grossi problemi oggi, valle della pandemia che abbiamo avuto anche, è la disponibilità di ingredienti attivi che possono essere reperibili di alta qualità all'interno dell'Europa. In passato ci siamo sempre forniti abbastanza dall'Oriente, oggi questa fornitura di ingredienti attivi è sempre più ridotta e soprattutto l'Europa guarda a prodotti di alta qualità. In particolare, partendo dalla richiesta di un'azienda produttrice di microalghe destinate all'alimentazione animale, lo studio si è concentrato sul come poter estrarre, in maniera sicura e da campioni già sterili e non contaminati, le proteine contenute in alta percentuale nelle cellule. La difficoltà di poter estrarre queste proteine, la ficogianina in particolare, è legata al fatto che una volta che la cellula viene rotta, poi queste proteine agglomerano, si attaccano l'uno all'altra e ad altri componenti della cellula e soprattutto mantenerle stabili nella loro configurazione naturale e riuscire a frazionarle, a separarle dalle altre componenti della cellula in maniera pulita, tra virgolette, cioè non si devono aggiungere altri additivi chimici oppure non si può più di tanto aumentare la temperatura, altrimenti poi queste proteine si denaturano e perdono il loro potere nutrizionale. Il processo messo a punto con successo dagli scienziati si basa sulla realizzazione e l'utilizzo di speciali membrane di origine naturale e non petrolchimica che fungono da veri e propri filtri aventi fori man mano sempre più piccoli. I diversi stadi, prima di microfiltrazione e poi di ultrafiltrazione, consentono di recuperare le sole proteine di interesse, quelle preziose perché ricche di proprietà nutrizionali e antiossidanti. L'aspetto importante che diciamo preme all'azienda per avere un valore elevato di questa proteina è che non solo venga separata, ma venga mantenuta in condizioni di attività nativa e senza contaminazioni esterne. E le tecnologie a membrana offrono questa possibilità perché separano sulla base di dimensione molecolare, repulsioni elettrostatiche e in condizioni di temperatura, pressione e stress meccanico blandi. Il risultato ottenuto dallo studio e restituito al mondo delle aziende è dunque quello di poter avere una vera e propria bioraffineria per la produzione, ad esempio, di integratori alimentari. La possibilità oggi di avere questi formulati ad un alto livello di purezza e a un'elevata percentuale della presenza della proteina consente di avere un materiale di partenza per formulare integratori alimentari, per esempio, con una elevata quantità e purezza di questa proteina che oggi sul mercato non è disponibile. Questa è una delle tante storie di ricerca che Super Science Me, Research is Your Elevation, nell'ambito della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, racconta ai cittadini della Basilicata e della Calabria per rafforzare il rapporto tra scienza e società.